Ieri, prima domenica di agosto, come da tradizione, Salerno ha festeggiato l'anniversario dell'incoronazione dell'icona di Maria Santissima di Costantinopoli, che risale al 6 agosto del 1922, con la festa della Madonna che viene dal mare. Il cuore della festa è stata, come ogni anno, la processione via mare, particolarmente seguita da salernitani dalle spiagge del litorale. Una barca recante la sacra icona, che è oggi custodita alle spalle dell'altare principale della chiesa di Sant'Agostino, circondata da natanti di ogni tipo, ha solcato il nostro mare, dal St. Joseph Resort fino a Piazza Cavour. La processione vuole rievocare l'approdo e il ritrovamento dell'antica tavola che i salernitani chiamano la Madonna che viene dal mare. Secondo la tradizione, come raccontato nel 1600 da Antonio Mazza, illustre membro dell'Almo Collegio della Scuola Medica Salernitana, nel 1452 l'icona della Madonna che viene dal mare fu rinvenuta su una spiaggia nelle acque di Salerno, giunta lì in seguito ad un naufragio di una imbarcazione mercantile fuggita da Costantinopoli, caduta in mano ai turchi nel maggio di quello stesso anno. Si racconta che un muratore rinvenne la tavola mentre stava raccogliendo sabbia, colpendola con una pala e restando all'improvviso paralizzato. Le sue urla fecero accorrere molte persone che si adoperarono a scavare nella sabbia, finché non spuntò l'icona della Madonna, che venne poi conservata in una cappella nei pressi della quale poi sorgerà la chiesa di Sant'Agostino. L'immagine della Madonna che viene dal mare, realizzata intorno alla metà del XIV secolo, raffigura Maria assisa in trono e vestita con un elegante abito azzurro bordato di rosso dalle rifiniture dorate. Con la mano destra indica il bambino, che sorregge con l'altro braccio e lo offre in adorazione ai fedeli. Gesù indossa una veste rossa e benedice il popolo con la mano destra sollevata. In alto, ai lati dell'immagine, due angeli venerano e assistono Maria. Al termine della processione, i momenti solenni dell'approdo in piazza Cavour e della Santa Messa in piazza Sant'Agostino, presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Alfonso Raimo, vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno.